Martina, sì. Anni? 31. Professione? Attrice e cassiera e insegnante di francese. Figli e genitori, io mi chiedo, c'è qualcosa, senza dire cosa, che tu rimproveri ai tuoi genitori? Sì, molte cose, devo sceglierne una. Ma la mancanza di dialogo vero. E questa mancanza di dialogo vero, secondo te, è dovuta a una loro eccessiva intrusività oppure a una loro eccessiva assenza? Intrusività. Sono intrusivi, eh? Questo fatto del genitore intrusivo può spingere a cercare l'indipendenza troppo presto? Penso di sì, sì. Io sono andata via di casa molto presto. A che età? 19 anni ero già via, cioè appena ho finito, appena mi sono diplomata e non sono mai più tornata. Lo sai che Mario Scalambro, che è un filosofo, si vanta di essere rimasto nelle tenute dei genitori fino a 42 anni perché non, lui aveva un ottimo rapporto e lo lasciavano in pace. Questa pace, questa tranquillità di poter restare e andare solo quando se ci si sente, perché non ce l'ha nessuno? Nessuno, cioè, io pochi, in Italia ce l'abbiano almeno il 90%. Ma non come uomini. Scalambro, lo ce l'hanno per... Ce l'hanno perché per altre ragioni. Tu dici che manchi proprio al desiderio di autonomia. Io penso proprio di sì. Penso proprio di sì. Restiamo con i genitori troppo a lungo. Sì. Quando noi a un certo punto diventiamo adulti, come lo curiamo il rapporto con i genitori? Tu li senti spesso o non spesso? Io sì, vabbè, ho due genitori napoletani, quindi per forza li devo sentire quotidianamente. E se non li chiamo ogni giorno, capito, è un problema. Quindi è una volontà che si impone su di me. Però, insomma, ti sembrerebbe strano di non chiamarli ogni giorno? Sì. O di non sentirli per un mese? No, sì, di sentirli per un mese no. Però io ho visto 8 anni in Francia e lì la normalità è sentire i genitori una volta al mese, per esempio. Telefonare una volta al mese. Beh, ma il pranzo della domenica con i genitori? Cioè, sì, non lo so, io non lo, appunto, siccome sono tanti anni che non vivo più vicino a loro, per me non è una cosa che ti... Però non lo so, per me, per quanto mi riguarda, quello che è importante è che i genitori capiscano che io sono un'adulta. E l'hanno capito? No. Ancora no. Lo capiranno mai? No, ma a un certo punto il genitore, come tutti noi bipedi, invecchia, non è più autonomo e muore. Che pensieri fai su questa loro fase? Pensieri non felici, ovviamente, non so, cerco di non pensarci. Sono sincera quando dico che non mi immagino, cerco veramente di non pensarci, cioè una cosa per me che quando arriverà sarà uno shock, so che è un muro contro cui mi schianterò a un certo punto, ma non me lo immagino. Poi ho una sorella, quindi bene o male saremo in due. Tu, se sei di fronte a una malattia, tu ti immagini di tenere i genitori a casa oltranza o pensi che saresti più della scuola appena si può struttura specialistica? Non c'è una cosa giusta da fare. Non c'è, dipende dalla persona, anche dai miei genitori, da come si sentiranno. Ovviamente se esprimono un bisogno di restare in casa, se per loro sarà estremamente importante e io ne avrò le possibilità economiche, lavorative, di tempo, ovviamente cercherò di andare in quella strada. Se invece saranno più a loro agio, seguiti 24 ore su 24 e ne avremo le possibilità economiche, in quel caso sceglierò quella strada. Penso che poco dipenda da me, ma dipenda anche molto da loro. Molto, no? Da loro. Se tu oggi facessi 71 anni, allora diresti: cara Martina, tanti auguri, mi raccomando, ricordati coi tuoi figli e coi tuoi nipoti di... Cara Martina, tanti auguri. Ricordati di parlare sempre con i tuoi figli e nipoti e compagnia per sapere che cosa vogliono fare veramente. Abbracciatemi. Abbracciatemi per favore. Beh, questo è un messaggio importante. Va bene, grazie mille.